è ripiovuto al deserto, siccome voi continuate a non credermi quando faccio l'analisi, farò un altro tentativo con il microscopio e questa volta ho anche le strisce reattive. Allora, prenderò questa sabbia, guardate, avete visto? Questa sabbia qua, e la recupero e la metto sul piano del microscopio. Come sempre vi ricordo che la data non è corretta e che mettendo a fuoco, vedete, cerco di vedere come questa è un tipo di sabbia. Alcuni mi hanno detto addirittura che potrebbe essere delle alghe fossili. Andiamo direttamente al campione. Non è un campione molto abbondante, ma quello che ci serve è sufficiente. Guardiamo se attacca intanto la calamita. Intanto vi dimostro prima che questa è una calamita. Perché molte persone mi hanno attaccato per questo, perché non ho fatto vedere bene che questa era una calamita. Vedete? È una calamita. Pensa vicino al metallo, al ferro in questo caso, perché calamita attrae solo il ferro e pochi altri metalli. Vediamo qua se attacca. Può darsi che qualche particella di ferro venga attratta. Io proverò. Passarcela sopra. Può darsi che sia piccole particelle di ferro, è possibile. Vedete? Qua cosina. Forse è soltanto contatto più che attacco. Comunque lasciamo il beneficio di inventario. Ora faremo un'analisi di questo tipo di sedimento con un sistema ancora più raffinato, che sarà quello di cui farlo in acqua e poi fare la striscia reattiva. Andiamo. Spesso si dice che questo tipo di sabbia sia frutto di alghe di un lago estinto che si trova nel Sahara del Sud. Allora, guardate, questo è quello che ho ora, l'attrezzatura, vedete, attrezzatura, pipetta, paster, prelevo e butto qua gocce per fare poi vedere la striscia reattiva che risultato mi dà. L'idea mia è quella proprio di bagnare questo tipo di sostanza mettendo un po' d'acqua qui, più possibilmente distillata. Io ora bagno questa superficie, cerco di fare in modo che si sciolga, perché si può sciogliere della. Non è detto si sciolga bene, e poi la prelevo con la pipetta in modo che ci sia comunque del sedimento da prelevare con la pipetta. Qua vedete la pipetta in grandità, già è piuttosto grandicella così, con 2-3 di ingrandimento. Ecco, prelevo con la pipetta e poi verso sulla striscia reattiva. La striscia reattiva riesce a rilevare anche piccole concentrazioni, quindi quello che farò, vedete, fare un po' di inturbamento qua e poi aspirare. Inturbamento e aspirare. Eh? Ecco qua, la quantità che serve per fare la striscia reattiva che vado poi a puntare sulla striscia reattiva. In maniera molto semplice, ovviamente dovrei farla in verticale. Non ho tre mani però, non è un problema. La metto così, la metto così. Faccio. Guardate che ho reagente per buttarlo su tutte le varie, ecco, le varie parti. Aspettiamo. Facciamo così e poggiamo. Vediamo un po' il risultato. Allora andiamo a leggere il risultato che è praticamente istantaneo. Dunque. Alcalinità, vedete, tende ad essere piuttosto elevata, essendoci il sedimento, quindi siamo sulla fascia alta di alcalinità. pH, anche qui siamo su un pH 7,6, carbonato, beh, carbonato non tanto, durezza. Elevata ma non tantissimo, cianuro niente, cloro niente. Ora ovviamente l'ho visto perché io ho utilizzato un'acqua di sorgente che è abbastanza simile a quella distillata, però per avere insomma un dato abbastanza accettabile non ho usato l'acqua distillata perché non ce l'ho. Cloro libero non c'è, bromo, nitrati, nitriti, iron e ferro,
non c'è, ragazzi, ce n'è poco o non c'è. Poi questa cosa ovviamente voi direte, si attacca la calamita, avete visto che ce l'ho appiccicata la calamita e se no non si attaccava granché, ma si capisce, non è quello che fa la differenza, il fatto che ci sia ferro non sarebbe la fine del mondo, lo dico, ripeto. Poi cromo, no. LED sapete cos'è? Piombo. E guardate, allora, questo è un dato interessante, lo guardate il piombo? Perché dite che non trovo niente, ma qua si nota, metto più in pari, che il piombo non è zero. Attenzione, colpo di scena, perché se fosse zero sarebbe stato più giallino chiaro. Guardate, LED piombo, quindi vi beccate del piombo. In questa sabbia c'è qualcosa che non c'è ferro, ma c'è piombo, che è molto peggio. Ora, ovviamente a livelli bassissimi, perché siamo tra 0 e 5, guardate. Però non è 0, siamo tra 0 e 5, fate conto 2,5, eh? Ma c'è della piccola quantità di piombo. Questo è un dato che certamente non è bello, perché il piombo è, come sapete, un metallo pesante e quindi in confronto al ferro, ecco, il piombo è molto, molto, molto peggio, dà problemi come il saturnismo. Alte concentrazioni e questa pioggia qui, questa sabbia qui, praticamente uno se la respira, diciamo la verità, è molto fine. Copper, che sarebbe il rame, Copper rame meno pericoloso del piombo, più pericoloso di tutti sarebbe il mercurio qui. Allora, andiamo in rame. Praticamente potrebbe non essere zero, ma intorno ai 2,5, vedete, 2,5. Per quanto riguarda il mercurio, ora qua ha un po' sgocciolato, però onestamente non rilevo quantità accettabile di mercurio, non va sul viola. Potrebbe esserci, se proprio vogliamo essere pignoli, qualche piccola idea di mercurio. Perché, guardate, ora magari è solo il fatto che tinge leggermente, però in effetti non si può dire che sia zero. Appena appena, quindi potrei dire in tutto ciò c'è una traccia di metalli pesanti, non c'è fluoro, fluoruri, scusate, non ci sono fluoruri. Allora, chiudendo il discorso, queste sabbie, queste sostanze, queste cose che ci piovono in testa contengono metalli pesanti? La risposta, dalle mie analisi, è sì. E io, come sapete, a me interessa la verità. Ovviamente invito voi a fare delle analisi approfondite. Queste sono analisi che lasciano il tempo che trovano, la striscia reattiva. Ma siccome ho rilevato che potrebbe esserci una piccola percentuale di metalli pesanti come piombo e mercurio, più probabilmente piombo, guardate, piombo sembra più netta, la presenza, ma è appena appena. Però non ho mai rilevato nelle acque di fiume. Tutti i film che ho analizzato in questi anni, il piombo mai stato a livello di sopra lo zero, sempre era giallissimo, rimaneva giallissimo. E il mercurio, anche il mercurio, vedete, qualcosina, qualche dina ci vorrebbe essere, proprio tutto negativo. Quindi io vi invito a fare le vostre analisi e verificare di persona, come sempre, perché quando si fanno le analisi si hanno una visione più completa e più corretta di tutto ciò che ci cade in testa, eh? Questo è un invito a indagare e non un invito a dire non c'è nulla, oppure un invito a dire c'è qualcosa per forza. Indagate, fate le vostre analisi, perché la vostra salute potrebbe dipendere anche da quello che vi piove in testa. Arrivederci. Iscriviti al canale YouTube Chiocciola l'Eremita, è gratis, e attiva la campanellina per non perdere nessun video.